Pomeriggio, ben ritrovati. Beh, il nostro consueto appuntamento con la medicina in diretta. Oggi parleremo di problemi di pelle, in particolare i benefici e i danni, soprattutto in questo periodo, che insomma può causare alla nostra pelle l'esposizione al sole. Ovviamente ne parleremo con un esperto che vado subito a salutare e a presentarvi, il dottor Antonio Ponti, Buonasera. dermatologo. Grazie dottore per aver Grazie. accettato il nostro invito. Ovviamente concentreremo l'attenzione proprio su questo e gli effetti del sole sulla pelle, ma chiaramente chiunque può intervenire in diretta e parlare con lei di altre patologie, di altre malattie che possono interessare appunto la nostra pelle. Allora, iniziamo. Grazie per l'invito. Grazie a lei. Iniziamo innanzitutto dall'esposizione al sole. Ecco, spesso si fa un abuso, no? Sì. Si prende troppo sole. Ovviamente il sole fa bene, non diciamo che il sole fa male, però. Guardi, una domanda che mi sento rivolgere spesso. Il sole è un amico o un nemico della nostra pelle? Io dico che, come tutte le cose della natura, il sole va saputo rispettare, va conosciuto e rispettato. Sa bene che se non ci fosse il sole non ci sarebbe vita. È altrettanto vero però che un'esposizione sconsiderata alla luce del sole può provocare danni anche molto gravi alla pelle. Quindi, ripeto, il sole può essere un grande alleato, però va saputo rispettare e l'esposizione al sole deve essere saputa, come dire, graduare. Questo è l'aspetto più importante. Sempre del buco nell'ozono, le modificazioni nell'atmosfera e questo Sì. insomma causa più danni sulla nostra pelle e sul nostro organismo in generale. Sicuramente sì, a questo proposito mi dà lo spunto per spiegare un po' cos'è la radiazione solare. È un insieme di radiazioni elettromagnetiche che non tutte raggiungono la superficie terrestre, per esempio i raggi X, i raggi gamma, gli UVC corti non raggiungono la superficie terrestre e fortunatamente perché sono quelle radiazioni che hanno i maggiori effetti fotobiologici, quindi potenzialmente più dannosi per la pelle. In particolare le radiazioni UVC, quindi gli UV corti, sono filtrati, sono assorbiti pressoché completamente dallo strato dell'ozono. Il fatto del cosiddetto buco assottigliamento dello strato dell'ozono ha fatto nascere diverse discussioni sulla possibilità che questo evento possa danneggiare, la pelle più di quanto non succedesse negli anni scorsi. È sicuramente vero che negli ultimi anni, nelle ultime decadi, abbiamo osservato un aumento dei tumori cutanei, sia i tumori che non derivano, per così dire, dai nei, sia i melanomi. Però questo più probabilmente si può spiegare con i flussi turistici che anche nelle stagioni fredde ci sono verso le zone tropicali, verso le zone equatoriali, quindi un'esposizione più massiccia di un certo numero di persone alle radiazioni solari. Più probabilmente l'incremento di queste patologie è legato più a problemi sociali piuttosto che a questi discorsi legati all'atmosfera, però è un discorso del quale bisogna sicuramente tenere conto ed imparare ancora di più a proteggersi dal sole, questo sicuramente sì. Accennati melanomi, nei, come bisogna anche proteggere, Sì. bisogna tenerli sotto controllo, i nei, adesso ci spiegherà tra poco come fare quando insomma un neo diventa sospetto e quindi quando è bene andare dallo specialista. Ne parleremo tra poco, però io le volevo chiedere se tutti gli individui sono ugualmente sensibili alla luce solare. No, no, sicuramente no. Sono stati individuati diversi fototipi per stabilire la diversa sensibilità, di ciascuno di noi alla luce solare. Per esempio, il fototipo primo e secondo sono fototipi più sensibili alla luce. Il fototipo primo, per esempio, è quello caratterizzato da persone che hanno, capelli rossi, pelle molto chiara, lentiggini. Sono persone che non sopportano il sole anche perché producono una variante della melanina che non è efficace né nel filtrare i raggi solari né nel, come dire, ridimensionare i danni ossidativi fatti dalla luce solare.
Per cui questi soggetti, se esposti al sole, si scottano sempre e non si abbronzano mai. C'è il fototipo 2, poi, con soggetti che hanno pelle chiara e occhi azzurri. Via via fino ai fototipi 3 e 4, che sono sempre meno recettivi e meno sensibili alla luce del sole. Ciò non vuol dire che, per esempio, un soggetto che ha un fototipo 3, un fototipo medio, che si trova alle nostre latitudini, non si debba proteggere dal sole. Si deve ovviamente proteggere diversamente e meno intensamente probabilmente di una persona con fototipo primo o secondo, ma certamente ha bisogno di protezioni anche questa persona. Quindi tutti quanti è bene, insomma, ma non Sì. solo, dottore, quando si va al mare, sulla spiaggia, quando Sì. è bene cominciare a proteggersi anche in città, perché la Sempre. nostra pelle, è vero, Sempre. è sempre Sempre. esposta. Sì, la nostra pelle è sempre esposta, bisogna proteggersi sempre dal sole, anche quando si è in città. Noi pensiamo che l'esposizione al sole sia importante solo al mare o in montagna o comunque quando siamo in vacanza. Purtroppo non è così. Molte persone si proteggono d'estate o si proteggono in montagna quando vanno a sciare, per esempio, però non si proteggono in città ed è sbagliato perché specialmente alle nostre latitudini il sole d'estate picchia. Bisogna proteggersi anche in città, certo. Con filtri diversi da quelli che si userebbero al mare o in montagna, ma bisogna proteggersi. Abbiamo già una telefonata, intanto poi vedremo quali Sì. sono i danni che il sole può causare alla nostra pelle. Salve, chi è in linea? Buongiorno. Salve, da dove ci chiama? Benvenuta, Vi chiamo da Caravelli. Io signora, allora. Prego. volevo chiedere un parere al dottore. Siccome c'è un problema che non riusciamo a risolvere con nessun dermatologo di Cosenza. Avendo un prurito, cioè un qualcosa nell'intimo, intendiamoci, nelle parti delle labbra, Sì. e praticamente è come se fossero rotte. E non sappiamo, ci siamo rivolti al Mariano Santo, ci siamo rivolti a parecchie parti, però nessuno è riuscito a risolvere questo problema. Essendo lui un dermatologo, può darci un avvio dove poter andare per queste cose? Intanto ha fatto già delle indagini, Sì, signora. e nessuna medicinale è riuscita a Che risolverlo. tipo di indagini ha fatto? Poi parla col Ha fatto dottore delle direttamente. analisi, ha fatto delle visite con dermatologhi dell'ASL, e tutte le analisi non portano a niente. Che tipo di analisi, signora? Non ho presente io il Allora, parli col fatto. dottore. Allora, dottore. Sì. Innanzitutto le volevo chiedere quanti anni ha e che lavoro fa. È un 46, e beh, lavora in campagna, lavora Ho con la capito. campagna Ho praticamente, ecco. capito. E questo problema ce l'abbiamo molto tempo. Eh sì, prova difficoltà nei rapporti, prova difficoltà anche durante la giornata, se poi c'è il caldo, se suda, Allora, se guardi, peggiora. innanzitutto bisognerebbe capire qual è il suo habitus psicologico, perché molte patologie, specialmente a livello anogenitale, possono riconoscere una componente psicosomatica. E poi ovviamente lei ha bisogno di fare alcune indagini, soprattutto dei tamponi per capire se ci possono essere problemi di natura infettiva, una visita ovviamente una visita dermatologica perché ci sono alcune patologie che determinano secchezza e sclerosi delle mucose genitali. Ho Ma lei è capito. in menopausa? Sì, E sei in questo? menopausa, cioè è stata operata, quindi non ha più niente, È stata diciamo. operata nel senso che ha tolto sia Sì, l'utero che le ovaie? è questo che è quello che ci fa preoccupare, perché non riusciamo a capire perché c'è questa cosa. Ma il fatto che non ci sia produzione estrogenica, non so se la signora faccia oppure no uso di estrogeni con la pillola, eccetera, non No, so. no, 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 Il no, no, no. fatto che non ci sia protezione estrogenica può determinare certamente una maggiore secchezza delle mucose genitali. Ripeto, E così. dove dobbiamo rivolgerci? Sicuramente deve fare una visita dermatologica. Lei è già stata al Mariano Santo? Sì, al Mariano Santo, è stata anche all'ASL numero 4 Pia Popilia. Ripeto, il percorso mi pare che l'abbia fatto. Può darsi che le debbano consigliare un prelievo bioptico per capire la natura del problema. Ho capito.
Va bene, signora. Sì, la ringrazio infinitamente. Chiaramente poi, Grazie e auguri per la trasmissione. grazie a lei, noi lo diciamo sempre. Arrivederci, arrivederci. Ovviamente qui i consigli in linea generale, poi il paziente va visitato, va Beh, chiaramente sicuramente. visto, va fatto un'anamnesi, va fatta, insomma, vanno fatte delle indagini mirate, quindi questo è sempre bene, bene chiarirlo. Sicuramente. Allora, continuiamo a parlare di luce del sole. Allora, abbiamo visto che, insomma, il sole può causare dei danni alla nostra pelle. Quali sono i danni principali, dottore? Guardi, esistono danni acuti da esposizione solare e danni cronici. I danni acuti sono noti a tutti, l'ustione solare. Chi va sconsideratamente sulla spiaggia senza protezione ha fatto esperienza certamente dell'ustione solare. I danni cronici sono più subdoli, perché riguardano modificazioni più intime delle cellule della pelle. Possono essere determinati da danni al DNA cellulare. Possono essere determinati da, come dire, da un deficit dell'immunità fotobiologicamente indotta. E poi ci sono danni a livello delle strutture profonde, e quindi per esempio del derma, con danni alle strutture, per esempio alle fibre elastiche, alle fibre collagene, che determinano invecchiamento della pelle. I danni al DNA cellulare soprattutto e i danni alla capacità di risposta immunitaria sono gravi nel senso che possono predisporre e comunque costituiscono fattori di rischio per lo sviluppo dei tumori cutanei. Ecco, che tipo di tumore? Ne parliamo tra poco dopo la telefonata. Pronto? Pronto? Salve, da dove ci chiama, signora? È da Cosenza. Benvenuta. Allora, qual è il problema? Dunque, io sono una signora di 79 anni. Sì. E da diversi anni, prima avevo una pelle normale, una bella pelle, insomma, sono bruna, ero bruna, adesso sono. Ma ho un sacco di nei dappertutto, soprattutto al collo, non lo so, qualcuno alla pancia, al seno. E alcuni giorni fa ho notato al capezzolo della mammella destra, ad un lato proprio del capezzolo, come un mattoncino piccolo piccolo bianco, come un neo bianco che è inguneato nel capezzolo. Cosa che c'ho tanti nei, ma sono marrone, alcuni sul rossiccio, ma insomma proprio bianco non Sei ho un mai po' avuto, mi sono un po' preoccupata, sì. Dottore, preoccupata, sì, di questa anomalia di neo. allora. Bianco c'è una depigmentazione. Ora non so se questa depigmentazione è insorta intorno ad un neo, perché è una cosa abbastanza frequente, la cosiddetto nevo con alone. È una No, questo è reazione, tutto è bianco tutto proprio bianco. il E allora è mattoncino. una depigmentazione. Bisognerebbe vedere anche le caratteristiche della pelle, dove c'è Al questa. capezzolo, proprio al No, 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 capezzolo, no, ho a un lato del capito. capezzolo. Però, per esempio, la pelle è diventata più dura, più ispessita, più rugosa. Sono tutte cose che bisognerebbe sapere, perché così è un po' difficile fare diagnosi. Per Appunto, vorrei esempio, sapere a chi mi devo è rivolgere, ad un a un dermatologo. dermatologo, ecco. Certamente sì, è ad un dermatologo. Bisogna vedere le caratteristiche della cute, non soltanto la colorazione, ma pure le caratteristiche per poter fare diagnosi. Sì, certamente deve fare una visita dermatologica. Ma di che normale si è visto, voi altri, dico, Ma nel corso delle si è visto mai un certamente sì. neo bianco inguneato proprio nel capezzolo? È come una spunta fuori come un mattoncino messo di traverso proprio nel piccolo piccolo, come se Guardi, fosse. bisognerebbe, allora, la pelle va vista per poter diagnosticare le patologie. Bisognerebbe vedere, può essere, sicuramente lei mi sta parlando di una depigmentazione. A che cosa sia dovuta questa depigmentazione può essere stabilito solo con una visita dermatologica. Quindi basta la E a visita. chi qui a Cosenza a chi mi potrei Ci sono tanti rivolgere? dermatologi, signora, anche in Vuole? ospedale, al Mariano Santo, se vuole Ah, dopo la tre. in ospedale pure ci Sì, sono dei bravi signora, ci sono dermatologi. tanti bravi Al Mariano professionisti. Santo, quindi Certamente. ad un dermatologo. Se vuole il numero del Certamente. dottore Ponti dopo la trasmissione può chiamare i nostri centralini e le daremo il recapito. Ovviamente
poi insomma è lo specialista che deve vedere. Ma certamente, bisogna insomma, vedere, non c'è dubbio. Vedere che tipo sì. di neo è, che quale ma dico, sarà. Ma nella norma, se non nella norma, nelle casualità di così siano visti, ce ne sono, norma, sono piena di nei, ma uno bianco non l'ho mai avuto, ma ecco perché mi sono... Guardi, è il colore, dottore, che è un po'... È il colore che che la fa perché non mi fa male, anzi prima all'inizio quando è comparso pareva che ci sentisse un senso di provvito. Però signora, ci diceva il dottore però, Ponti che non è adesso l'unica. Adesso non mi fa niente. No, no, non è certamente come... l'unica. E ce ne sono tante di queste macchie ipopigmentate, cioè in cui manca un po' la pigmentazione. Il problema è stabilire... Bianco, proprio bianco, sì, ce ne sono. Bisogna stabilire donne... perché manca la pigmentazione. Per esempio in quelle aree, adesso l'età della signora mi sembra difficile per poter fare questa diagnosi, ma in quelle aree è frequente per esempio la vitiligine. Ma senza una visita è un po' difficile, riuscire... Cioè la signora si preoccupa per il colore, ci ma no, sono colore... altri... Perché certo. ci sono tanti altri. Nei, certo. ma uno bianco proprio non... Certamente. Non signora, non per togliersi insomma il dubbio, no? eh? Per stare anche più tranquilli, una visita insomma è opportuno in questi sì. Quindi al dermatologo casi. Mi devo rivolgere? Sicuramente. Perché sento il mammello, posso pure al ginecologo, ma il ginecologo che no, è una no, cosa dermatologo. Di dermatologia... Problemi no, di pelle, signora, il dermatologo, poi è lo specialista che nel momento in cui effettuerà la visita la tranquillizzerà subito, insomma vedrete non, insieme. Non hai mai il dubbio qualcosa di più maligno, no, dopo, no, per penso... un colore diverso, perché almeno... Sentiamo sempre no, in televisione, no, guardi. Bisogna guardare al colore, se cambiano colore, bisogna osservarli, tenerli sotto sotto. No, ma questo non mi pare sia un neo che ha cambiato colore. No, no, io me ne sono accorta, è andato così, insomma, proprio no, quando no, me ne sono no, accorta. No. Da quanto tempo, signora, si è accorta di io questo? Io me ne so una settimana, ma anche meno, ecco, perché sono preoccupata, sono indecisa a chi rivolgermi. Adesso ho sentito proprio il dermatologo. Un dermatologo. Deve fare una visita dermatologica alla signora. Questa è la prima cosa, signora, anzi, io la ringrazio la per ringrazio. Questa domanda. Poi, ovviamente, ci faccia sapere, le ripeto, se vuole il numero del dottore Ponti, dopo la trasmissione adesso daremo non me lo può dare, i recapiti. No, in trasmissione, no. No, è la nostra abitudine, dopo la trasmissione, i nostri centralinisti daranno tutti i recapiti telefonici, altrimenti si può rivolgere al Mariano Santa, all'ospedale, insomma sì, ci sono tanti bravi professionisti. La ringrazio, molto gentile. Cioè, io la ringrazio per questa domanda perché ha un po' anticipato la domanda che volevo fare al dottore Ponti proprio per quanto riguarda i nei. La signora ci ha detto che ha tanti nei, sì. ovviamente vanno tenuti sotto controllo. Sì. I nei come? Allora, c'è un solo modo per tenere i nei sotto controllo, controllandoli appunto. Bisogna programmare delle visite periodiche, delle visite cliniche con l'aiuto del dermatoscopio, cioè dell'epiluminescenza, che è una metodica relativamente nuova e che ci aiuta moltissimo nel fare diagnosi delle lesioni pigmentate. Ovviamente non ci dà la certezza, ma è certamente un aiuto importante. Ripeto, i nei si controllano in un solo modo, vedendoli. Il melanoma, vorrei dire, è una malattia estremamente aggressiva, però la sfida attuale è quella che bisogna guarire di melanoma e c'è una sola possibilità per guarire di melanoma, la diagnosi precoce. Ovviamente la profilassi, torniamo a parlare dell'esposizione al sole, è importantissima, però la diagnosi precoce è il caposaldo della terapia e della terapia con successo del melanoma. Bisogna intervenire quando ancora questa patologia non ha superato un certo livello, cioè bisogna intervenire quando noi diciamo il melanoma è ancora sottile, ha una fase di crescita orizzontale. Poi potrebbe essere tardi, quindi ripeto, la cosa assolutamente fondamentale sono i controlli periodici e i controlli fatti in epiluminescenza. Perfetto, intanto abbiamo un'altra telefonata, pronto? Buonasera. Buonasera, da dove ci chiama? Da Donni, di Antonio. Benvenuto signor Antonio. Io vorrei parlare con il dottore. È qui per lei, prego. Grazie. Ho un brusio di pelle, se non è, sono parecchi anni. Ho girato parecchi dermatologi, Mariano Santo, ospedale, e non riuscito a ottenere quel risultato. Non mi fa dormire la notte. Quanti anni ha? Io ho 74 anni. Ci sono altre patologie? Soffre? No, ho il diabete. Ah, il diabete. Il diabete è una patologia importante. Sì, una patologia importante che purtroppo può avere effetti pure sulla pelle. Sì. Poi bisognerebbe valutare la sua funzionalità renale, bisognerebbe valutare... Sì, ho fatto tutti gli analisi possibili che ci sono
E non ha risolto il problema? Non ho risolto il problema. Ma ripeto, torniamo al punto di partenza, va sempre fatta una visita. Sempre. No, il discorso è questo, ripeto, va sempre fatta una visita dermatologica e gli approfondimenti laboratoristici del caso. Ultimamente ho fatto il testato alle spalle e le allergie, alle spalle. E è risultato tutto negativo. Però il bruciore esiste. Il bruciore colpisce le zone che lei può raggiungere facilmente grattando, per esempio. Sì, grattando. Quindi quella aumenta. Potrebbe essere una neurodermite, potrebbe essere una patologia cutanea scatenata dall'ansia, potrebbe essere che la pelle è l'organo bersaglio dell'ansia e si manifesta nelle zone facilmente raggiungibili dal grattamento. Però, ripeto, la pelle va vista. Certo, quali sono? Però, il dottore me l'ha visto ultimamente, 2 giorni fa. Cosa le hanno detto? Un dottore privato. Cosa le hanno detto? Qual è stata la diagnosi? No, ho fatto tutte le analisi, sto facendo di tutto, ma non riesco a capire perché questo bruciore. Le ha detto lo specialista a cui si è rivolto che potrebbe essere dovuta all'ansia questa No, non me l'ha detto, questo non me l'ha detto. Lei, a parte le medicine per il diabete, prende qualche altra medicina? No, prendo, sono quello la pressione. Quello della pressione. E basta, questa pillola qua. E ha cambiato farmaci di recente? Sì, mi ha fatto cambiare il dottore, chissà se il farmaco... Quanto tempo fa ha cambiato il farmaco? Non so, adesso è un annetto. Da un anno. Allora, questo... Allora, chiaramente... il problema del prurito cutaneo, specialmente del prurito cutaneo diffuso, è un problema enorme. Enorme, sì. Enorme. La notte non mi fa dormire, ho messo delle pomate, cose che me l'hanno dato, quelle... Non so, l'ho prese tutte, ma non sono riuscito a trovare nulla lì. No, ha ragione, è un problema enorme che può riconoscere cause internistiche, cause dermatologiche, cause psicologiche... Sì. Quindi bisognerebbe vedere nel singolo caso anche tutte queste cause insieme. Quindi bisognerebbe vedere nel singolo caso com'è la situazione specifica. In dermatologia, lo ripeto, è importante vedere la pelle e poi eventualmente fare gli accertamenti laboratoristici del caso. Sì, me l'ho fatto ultimamente, tutti gli analisi, al fegato, tutto me l'ho fatto. Quindi tutto il percorso diagnostico? Tutto diagnostico, me l'ho fatto tutto. Ripeto, il prurito, specialmente il prurito diffuso, è un problema che può riconoscere moltissime cause, anche le cause allergiche, per esempio, di cui non abbiamo parlato prima. Sì, ma me l'ho fatto tre giorni fa. Ha fatto già le prove, già non le prove risulta allergiche. Allergico. Quindi potrebbe essere l'ansia. Quindi chiaramente... Potrebbe essere anche l'ansia. Potrebbe Io, essere siccome l'ansia. Anche pratico dei tessuti. Lei? Pratico faccio il sarto e pratico dei tessuti, non lo so se posso essere questo, comunque sulle allergie non risultava. Ma mi pare che lei abbia fatto i test allergici, abbia fatto i test cutanei, quindi da questo punto di vista è stato... Ma potrebbe essere secondo me un problema legato all'ansia se non se ne è venuti a capo. Se escludiamo insomma tutte, tutte le altre patologie, tutte le altre cause. Ma l'ansia però non è che io non lo so. Potrebbe, non lo so, Bisogna prima di dire che si tratti di una neurodermite escludere le altre patologie, ma mi pare che sia stato fatto uno studio sufficientemente approfondito per poter escludere altre patologie responsabili di prurito. E sono minimo 3 anni e mezzo, 4 che sto facendo tutte queste prove. Però insomma ancora non è stato individuato. Però rimane sulla pelle, quelle cosettine nere, cose, non lo so. Piccole. Ma comunque un consiglio potrebbe essere per esempio quello di utilizzare dei saponi emollienti, di non fare docce troppo calde, di non strofinare ma di tamponare quando si asciuga, questo in linea di massima, senza conoscere la sua patologia. Adesso un po' di bruciore, c'è la pelle, e metto un po' di pomata e poi mi calma, ma poi riprende di nuovo. E poi riprende, sì, perché lei riesce ad idratare la pelle, sente meno prurito. Deve bere anche, a proposito, deve bere acqua, perché... questo abbastanza, bevo acqua. Io ho l'alcolico, non ne bevo poco, niente in meno. Almeno 2 litri di acqua al giorno. Riesce a berlo questo quantitativo di acqua? Di acqua, bevo quasi 2 litri al giorno. Insomma,
Comunque, diceva il dottore giustamente, se lei ha fatto tutto questo percorso diagnostico, sono state escluse determinate patologie legate a questo prurito, a questo fastidio, quindi potrebbe rimanere in piedi la potrebbe causa rimanere in piedi legata la causa all'ansia, ansia, chiaramente senza vedere tutte le analisi che ha fatto, senza vedere la pelle, cioè non è una risposta certa al 100%, chiaramente... Bisogna vedere il paziente perché è importante poi il rapporto che si crea tra medico e paziente. Quindi potrebbero essere 10.000 le cause. Specialmente le cause di prurito, possono essere veramente tante. Quindi sì, poi devo onestamente ammettere che molti casi di prurito restano inspiegabili. Alla fine di tutto l'iter diagnostico ci sono i cosiddetti prurito sine materia, non mi pare questo il caso perché il signore parlava di lesioni sulla cute, però esistono casi di prurito senza neanche evidenza di patologie fisicamente obiettivabili. Il prurito cutaneo è un capitolo enorme, spesso è frustrante sia per il paziente sia per il dermatologo. Certo, anche poi si innescano quei meccanismi psicologici anche... Quindi, che tendono a perpetuare il problema. Quindi in questo caso il consiglio di continuare con E non perdere la fiducia. Ecco, non perdere la fiducia. E comunque, ripeto, idratare la pelle sia dall'interno sia con creme emollienti è fondamentale, anche quando non si è, soprattutto quando non si è giunti ad una diagnosi precisa. Certo, idratare la pelle vale per tutti, ritornando poi al discorso del sole, cioè dopo l'esposizione solare, idratarla bene anche la pelle, proteggerla. Sì, sicuramente sì. E idratarla, anche per prevenire insomma, dei danni seri, ma anche per evitare le rughe che la pelle invecchi precocemente. Ma guardi, creme che possano evitare le rughe purtroppo non ne esistono. Beh, quella è l'età, purtroppo non possiamo farci nulla, dottore, però possiamo... Però possiamo avere certamente un aiuto, possiamo... Come dire, rallentarne la comparsa, renderle meno evidenti, questo sicuramente sì. Però la migliore prevenzione per le rughe è quella di esporsi al sole con moderazione. Certo, anche per quanto riguarda, dottore, ci sono molte persone che prima di andare al mare fanno le lampade, ne fanno diverse, così pensando, anche ecco, pensando di proteggersi. Come cioè, è consigliabile questa pratica oppure le lampade, insomma, se non fatte con un certo criterio possono comunque causare dei danni? Sicuramente sì. Le lampade se non fatte con un certo criterio possono causare dei danni anche molto gravi. Io dico che in determinate circostanze le lampade non sono sconsigliabili, che è diverso da dire che sono consigliabili. Certo, se non ci sono particolari problemi, se non ci sono nell'anamnesi familiare o soprattutto personale ricorrenze di tumori cutanei che riconoscono nella radiazione solare un fattore di rischio, se non ci sono condizioni particolari, come per esempio la gravidanza, si possono pure fare le lampade in gravidanza, ma è francamente sconsigliabile. Se la pelle non è particolarmente sensibile, se non ci sono delle fotodermatosi, in tutte queste circostanze, rivolgendosi a centri specializzati che utilizzino determinate lampade con un minor impatto, come dire, fotobiologico, sicuramente si possono fare, non eccedendo si possono fare, sì, direi che non è sconsigliabile, ma non facciamo terrorismo, si possono fare. Certo, però sì. Ogni cosa, dottore, con moderazione, sia l'esposizione al sole, sia insomma... Sì, sicuramente sì, la cosa importante come sempre è la moderazione, è il sapere trovare il giusto equilibrio. Io non mi sento di dire no, lampade assolutamente no, oppure sì, facciamole con grande tranquillità. Se uno vuole fare la lampada solare, vuole abbronzarsi, vuole arrivare in spiaggia con un poco di tintarella, va benissimo. Con moderazione però, chiedendo sempre al dermatologo se è opportuno farle, quanto è opportuno farle e che dose
di radiazioni può essere somministrata, sia nella singola seduta sia complessivamente. Certo, quindi rivolgersi comunque allo specialista. Sì. Noi ci dobbiamo fermare pochi istanti per la pubblicità, continueremo a parlare degli altri problemi che può avere la pelle, ma rimanete con noi, a tra poco. Ed eccoci di nuovo in studio, continuiamo a parlare insieme al dottor Antonio Ponti, dermatologo, dei danni che il sole può causare alla nostra pelle, ma insomma un po' in generale di tutti i problemi, le malattie appunto che possono colpire la pelle. Noi abbiamo incentrato un po' questo incontro proprio sull'esposizione solare. A proposito, dottore, i fotoprotettori endogeni, ecco, cosa sono e se servono davvero? Me lo dice tra poco dopo la telefonata, sì, però. Certo. Pronto? Sì, pronto. Salve, da dove ci chiama? Pronto, buonasera, chiamo da Soerato. Benvenuto. Grazie a lei. Prego. Volevo chiedere al dottore, io ho un problema da un po' così di anni, di cheratosi all'altezza del viso, dello zigomo, no? Ma volevo chiedere, è stata trattata pure con azoto liquido, no? Volevo sapere se si può guarire una pelle pure con cuperosa pure. Quindi volevo sapere pure questo. Sto in questo periodo così di sole, sto mettendo di erifotone, non so se va bene, dottore, e se si può guarire, se si può guarire oppure se insomma si può solo tenere sotto controllo. Allora, dottore, che risposta si può dare? Allora, credo che il signore intendesse parlare delle cheratosi attiniche. Sì, sì, dottore. Ecco, le cheratosi attiniche costituiscono un danno cronico da fotoesposizione, cioè sono legate al fatto, sì, sono legate, sono determinate dall'esposizione cronica alla luce del sole, infatti lei ce li ha sul viso, sulle zone fotoesposte. No, sì, una parte sola del viso, l'altezza un pochino dello zigomo, ecco, non in forma, diciamo, ecco. Allora, però sì, c'è un po', ecco. Mi pare di capire che lei abbia fatto la crioterapia per curare alcune di queste lesioni. Sì. Allora, con la crioterapia... Una lesione. Con la crioterapia, con la diatermocoagulazione... Azoto liquido. Sì, la crioterapia all'azoto liquido. Con questo tipo di tecniche si possono curare le singole lesioni, ma come probabilmente lei ha esperienza, le cheratosi attiniche sono multiple lesioni, ce n'è più di una, sono tante. E quindi trattarle con questo sistema, a meno che non si tratti di quelle più grandi, è un poco difficile. No, è una localizzata solo questa zona. Guardi, di cheratosi attinica la singola lesione può certamente guarire. Purtroppo il fatto che se ne siano manifestate vuol dire che c'è stato un danno cronico da radiazione solare. Vabbè, abitando sul mare non è che io vado esposizione, però abitando in una zona di mare. Allora, il danno cronico è fatto. Però si può evitare di peggiorare la situazione utilizzando degli schermi, dei filtri solari. Poi ci sono per esempio anche dei farmaci come la nicotinamide che possono aiutare da questo punto di vista. Non me l'hanno mai. Non gliel'hanno consigliata. Potrebbe fare per esempio dei cicli di nicotinamide che proteggono dal danno fotoindotto. Nicotinamide, sì. Nicotina. Sì, non nicotina delle sigarette. È un'altra cosa. E poi se le lesioni sono tante, come terapia ci sono anche dei farmaci applicati localmente che agiscono sulla modulazione del sistema immunitario. Va vista, ripeto, nel singolo caso la situazione. Allora, la singola lesione di cheratosi attinica può guarire, se ne può aspettare delle altre però. Quindi, insomma, fotoprotezione. Fotoprotezione. Sì, fotoprotezione. Io adesso sto mettendo erifotone, dottore. Sto mettendo erifotone a cap va bene. Dottore. Ah, sì. Sì, ripeto, fotoprotezione, possibilmente anche, per esempio,
che ne so, può utilizzare per migliorare la situazione, dei cappellini con visiera, fare in modo che il sole non vada direttamente sul viso e sulle zone interessate. Quindi, soffre anche di cuperose, diceva. Sì. E anche lì la cuperosa è anche lì, sì, anche lì il danno solare è importante. In questo caso più che gli UV, più che i raggi ultravioletti, sono i raggi infrarossi, cioè i raggi che determinano l'effetto termico, perché la cuperosa è determinata da una dilatazione dei vasi del derma, per cui se noi diamo insulti termodinamici questi vasi finiscono col perdere tono, dilatandosi sempre, e rimangono visibili. Per la cuperosa, oltre a questo tipo di accorgimento, cioè alla fotoprotezione, bisognerebbe stare lontani da fonti di calore, bisognerebbe evitare anche, per esempio, nell'alimentazione tutti i cibi che possono determinare vasodilatazione. Per esempio gli alcolici e i piccanti andrebbero evitati. No, questa roba non mangio. Ma si può eliminare la cuperosa, dottore? Ci sono delle tecniche? Sì, si può eliminare. Allora, volendo, nei casi più gravi si può fare il laser per chiudere le teleangiectasie della cuperosa. Nei casi estremi di cuperosa, che per esempio il rinofima, che è una, come dire, una neoformazione di tessuto, chiamiamolo granulomatoso in maniera molto grossolana, sul dorso del naso, può essere addirittura trattato chirurgicamente. Nella cuperosa si riconosce anche, nella rosacea più che nella cuperosa, si riconosce anche un agente infettivo che eventualmente andrebbe curato. Sì, si può guarire, si può tenere bene sotto controllo. Si possono curare con la laser terapia le teleangiectasie, cioè le vene che si vedono sotto pelle, quello sì. E quindi dà ottimi risultati, sì, quindi buoni anche risultati. Dal punto di vista estetico. Sì. Non so se abbiamo un'altra telefonata. Pronto? Sì. Salve. Pronto? Salve. Da dove Buonasera. Ci chiama, signora? Buonasera. Io chiamo da Cosenza. Benvenuta. Grazie. Prego. Allora, chiamo da Cosenza. Sì, niente, sì. Volevo parlare un attimo col professore per chiedere alcune delucidazioni in base alla mia materia, alla mia malattia. Allora, ci dica, signora. Allora, io sono un paio d'anni che soffro di vitiligine. Sì. E diciamo, l'ho scoperto 2 anni fa. E sono andata al mare, quando sono tornata dal mare, ho visto queste macchie bianche, ma solo ed esclusivamente sulle mani. Sono andata subito da un dermatologo lì vicino, il quale mi ha diagnosticato un inizio di vitiligine. Sono 2 anni che io mi curo con delle pasticche sensitive. Delle pastiglie e in più faccio delle lampade UVB. E ho fatto all'inizio queste lampade una volta alla settimana. Adesso, dato che la malattia sembra che si sia bloccata, perché è rimasta, cioè sono 2 anni, cioè ho solo queste piccole macchie sulle mani e non è andata avanti. E quindi, niente, volevo sapere se questo tipo di cura va bene, se c'è, che tipo di vitiligine è, in quanto, cioè, collocata, diciamo, solo sulle mani. Quindi, sì. Volevo allora, sapere. Direi che le cure che lei ha fatto sono assolutamente appropriate, sono ottime. La fototerapia, ecco, in questi casi gli effetti della radiazione hanno delle applicazioni terapeutiche, in particolare gli UVB a banda stretta, sì, sono assolutamente indicati nella terapia della vitiligine, specialmente come nel caso della signora, della vitiligine di recente insorgenza. Sì. Perché la vitiligine è una malattia autoimmune nella quale il sistema immunitario distrugge i propri melanociti. Sì. Ora, se si riesce ad arrivare in tempo, quando ancora c'è una quota di melanociti che può essere reclutata per la formazione del pigmento melanico, e allora siamo in tempo a curare la vitiligine. Sì. Altrimenti anche le lampade non sortiscono effetto. Sì. Direi che la terapia che sta facendo la signora sono assolutamente appropriate, è stata molto ben consigliata.
Quindi infatti non è andata avanti, sì. Ecco, questo è la... No. E volevo sapere se, diciamo, con questa cura che io sto facendo, se le lampade che io faccio, perché adesso diciamo che ne faccio una al mese, queste lampade, se diciamo le devo fare per sempre oppure... No. Se la malattia, diciamo, si è bloccata, posso, diciamo, sospendere almeno per queste due mesi di luglio e agosto? Ma io direi di sì, questa è una cosa che deve però stabilire col suo dermatologo, deve essere stabilita la dose da utilizzare nelle singole sedute, la dose totale ricevuta, però direi che specialmente nei mesi estivi può essere sospesa. La fototerapia non è una terapia che si può fare per tutta la vita. Quindi direi che sì, arrivati ad un certo punto bisognerà, quando la pigmentazione è più o meno soddisfacente, oppure quando comunque avrà raggiunto una dose totale di irradiazione oltre la quale non è consigliabile andare, direi che bisogna fermarsi. Chiaramente deve parlare col suo dermatologo, con lo specialista che la segue, signora. Certo, certo. E io, non facendo, diciamo, più queste lampade, volevo sapere se rincorro a, diciamo, a una maggiorazione di queste macchie. La mia preoccupazione è questo, perché una volta che magari sospendo queste lampade UVB, diciamo, può insorgere anche altre macchie. Questo purtroppo non possiamo escluderlo con certezza, è possibile. Teoricamente la vitiligine è una malattia ubiquitaria, può insorgere dappertutto, è una malattia, ripeto, del sistema immunitario che colpisce i melanociti, quindi nulla vieta che possa insorgere in altre sedi. Ma questo non deve essere però un motivo per proseguire sine die la terapia con UVB, non è possibile. Certo, perché diciamo che il mio dottore me li fa fare massimo 10 minuti alle mani, e 3 minuti a tutto il corpo. Direi che lei si è messa in buone mani. Sì. Certo, sì. Signora. Come quindi... dicevo, ci sono bravi specialisti anche in Calabria, nella nostra città, quindi... Sì. No, solo che io non mi curo qui in Calabria, bensì vado a Bari. Quindi, comunque si è messa in buone perché mani. Perché qui non ho trovato una persona che fa queste lampade. No, devo contraddirla. Al Mariano Santo si fanno. Sì, all'ospedale Mariano Santo, nel reparto di dermatologia, si fanno. E ho chiamato lì al Mariano Santo perché il mio medico di Bari mi ha detto a me, dice, guarda se nella tua città c'è diciamo, qualche struttura pubblica che fa queste lampade. Ho chiamato al Mariano Santo, il quale mi è stato detto al telefono che loro non hanno questi macchinari. No, e fanno quindi io sono obbligata, mi scusi se lo interrompo, sono obbligata ad andare ogni volta lì a Bari. No, però no, guardi, se ci sono anche nella nostra città, quindi mi dica chi mi devo rivolgere. Al Mariano Santo, al reparto di dermatologia. Poi chiaramente se vuole parlare con il dottore Ponti, dopo la trasmissione daremo il recapito. E le chiedo immensamente scusa, un'altra domanda e poi non le rubo più minuti. Volevo sapere cortesemente se il sole fa bene alla vitiligine. Sì, il sole fa bene alla vitiligine nel senso che il sole contiene la radiazione ultravioletta che può ripigmentare la pelle, però attenzione a fare lampade e sole insieme perché le aree in cui manca il pigmento, le aree in cui c'è la vitiligine sono aree che non sono protette dal sole, quindi attenzione alle ustioni solari in queste aree. Comunque, certamente, visto che la radiazione solare è uno stimolo per la pigmentazione cutanea, quindi fa bene, ma con le opportune precauzioni fa bene alla vitiligine, sì. Va bene. Grazie signora. La ringrazio tantissimo, Arrivederci. Grazie a lei. Allora parliamo dei fotoprotettori endogeni, che sono, servono davvero? Ma guardi, se ne è parlato tanto, specialmente nel recente passato, soprattutto del beta-carotene, che è un precursore naturale della vitamina A e che si trova per esempio nelle carote, nei peperoni, nelle arance, eccetera.
Fa bene. Non ci sono evidenze scientifiche che faccia davvero bene. In alcune condizioni particolari fa bene, in alcune patologie cutanee fotoindotte fa bene. Nella prevenzione della cute normale non ci sono tutte queste evidenze. È chiaro però che funge da antiossidante, che agisce da antiossidante. E siccome i danni cutanei indotti dalla radiazione ultravioletta sono soprattutto danni da ossidazione, il razionale scientifico per l'utilizzo c'è. Dobbiamo aspettare un po' di tempo per capire, proprio con l'esperienza clinica, se davvero fa bene o non fa bene. A proposito di fotoprotettori endogeni, per esempio, noi abbiamo dei fotoprotettori all'interno del nostro organismo, la vitamina A, per esempio, la vitamina E, chiedo scusa, la vitamina C, che utilizzano un sinergismo d'azione per contrastare i danni fotoindotti. E gli acidi grassi polinsaturi omega 3 che derivano dal pesce sono anche degli ottimi fotoprotettori endogeni, sia perché vanno ad antagonizzare gli acidi grassi polinsaturi omega 6 che hanno un effetto flogogeno, sia perché hanno proprio un'azione di protezione nei confronti dei raggi UV. Ci sono per esempio ancora i polifenoli derivati dal tè verde che pare abbiano addirittura un'azione anticancro, riuscendo a riattivare il sistema immunitario cutaneo, per così dire. Però sono cose relativamente nuove, dobbiamo avere il tempo di capire davvero come funzionano. Ci sono degli studi chiaramente in corso. Intanto salutiamo chi è in linea. Pronto? Buon pomeriggio, sono Salvatore da Cosenza. Complimenti sempre per la trasmissione e per le varie trasmissioni che voi a noi ci date, veramente un grande aiuto. Grazie a voi. Anche dal punto di vista turistico, ieri ho visto Pasqualino Maraccia, che a Taormina è una splendida... Veramente complimenti. Poi volevo chiedere il nostro impegno, grazie ringraziamo noi loro. Volevo chiedere al professore, io da tanti anni ho la vitiligo, però non ho mai saputo da che cosa ha origine realmente, e poi ho letto che c'è, non so se al Mar Rosso, non so al Mar Morto, non so dove, è un fango che potrebbe essere risolutivo invece di avere un excursus di tanti anni. È possibile? O qualcosa di simile anche nelle nostre cure termali qui in Calabria? Grazie e buon pomeriggio, complimenti di nuovo. Grazie a lei. Allora? Allora no, l'unica terapia efficace per la vitiligine, purché sia una vitiligine di recente insorgenza o di relativamente recente insorgenza, è la fototerapia. Oggi si tentano anche dei trapianti di cute sana su cute vitiligoidea, degli autotrapianti, ma insomma la realtà è che l'unica terapia in questo momento rutinariamente utilizzata ed efficace per la vitiligine è la fototerapia. Quindi questi fanghi di cui parlava il nostro telespettatore spesso sono... No, agiscono su altre patologie cutanee, ma sulla vitiligine no, non ci sono evidenze. No. Al momento sono queste le terapie. Continuiamo a parlare di pelle, di problemi di pelle. Abbiamo prima affrontato un po' il melanoma, il carcinoma è un'altra patologia che può interessare la nostra pelle. Allora, la differenza tra carcinoma e melanoma e quali sono le cure allo stato? La differenza è fondamentale. Noi dermatologi facciamo una distinzione tra tumori melanocitari e tumori non melanocitari, includendo tra i tumori melanocitari fondamentalmente il melanoma con tutte le sue varianti, e nei tumori non melanocitari, nei carcinomi non melanocitari, fondamentalmente due tipologie di cancro cutaneo, il basalioma e il carcinoma a cellule squamose. Sono due patologie estremamente frequenti, specialmente il basalioma. Tutte e due possono riconoscere come fattore di rischio il sole, la radiazione solare, l'irradiazione cronica da raggi ultravioletti. Il carcinoma squamocellulare sicuramente riconosce nella radiazione ultravioletta il fattore preminente, spesso origina da precursori come le cheratosi attiniche di cui parlavamo prima. Si stima che circa il 5% delle cheratosi attiniche possa evolvere in un carcinoma squamocellulare. Quindi il sole in questo caso ha un'importanza fondamentale, ecco perché è importante la fotoprotezione sin dai primi anni di vita,
perché i tumori cutanei non sono l'effetto di una risposta immediata al sole, ma l'effetto cronico da accumulo dei danni solari accumulati negli anni. Per quanto riguarda il carcinoma, tra poco mi dirà un po' le terapie oggi che ci sono. Intanto abbiamo un altro telespettatore o telespettatrice in linea. Pronto? Pronto? Salve, da dove chiama? Buonasera, io chiamo da Cosenza. Sì signora, benvenuta. Benvenuta a lei. Prego. Allora, io volevo, la mia domanda per il dermatologo è questa. C'ho un nipote di 14 anni e c'ha un neo alla nuca. Sulla destra, un po' in basso, però c'è nato con questo neo. Esatto, allora, è nato. Adesso, diciamo, con la crescita lo vediamo leggermente ingrandito. Allora, guardi, io non so se lei sta parlando di un neo congenito. Che colore è questa? È nero, è scuro. È nero, e allora quasi certamente... Ci sono anche, i capelli sono cresciuti anche, diciamo, all'interno. Neo, ecco. Allora, quasi certamente lei mi sta parlando di un nevo congenito. Sì. Allora, il nevo congenito non è niente di eccezionale, se non che ha una maggiore possibilità di trasformarsi in melanoma rispetto ai nevi comuni acquisiti. Sì. Per cui il controllo periodico è fondamentale. È fondamentale perché, ripeto, questi nei si possono più facilmente trasformare in melanomi rispetto ai nevi comuni. Quindi, io il consiglio che le posso dare è farlo controllare periodicamente, perlomeno una volta all'anno e comunque certamente se nota dei cambiamenti. Il fatto che il neo sia cresciuto è normale, perché è cresciuto insieme al ragazzo. Sì, infatti. Quindi ecco, l'importante è che abbia mantenuto le stesse caratteristiche. Okay, io oggi l'ho guardato perché da quando è nato non lo ricordo. Mm. È leggermente rugoso all'apice, diciamo, no? Sì. E con questi capelli, diciamo, in vento, però non è mai stato controllato questo ragazzo. Ecco, appunto, no. Ci è venuta adesso l'idea, diciamo, di averlo visto così. Va controllato. Il fatto che sia rugoso, che siano nati i capelli, non è assolutamente un problema. Ciò non toglie che vada controllato. Ho capito. E va controllato ancora più frequentemente dai nevi comuni, perché statisticamente ha più probabilità di trasformarsi in una lesione maligna. Ho capito. Va benissimo, allora. Io la ringrazio. Grazie a lei, ma in questi casi è bene toglierli, dottore? Allora, esistono due scuole di pensiero. Quella americana dice sicuramente sì. Per quanto riguarda i piccoli e medi nevi congeniti, gli autori americani suggeriscono che una volta arrivati alla pubertà, prima della quale la trasformazione è eccezionale, è consigliabile toglierli profilatticamente. Noi abbiamo un approccio un poco più conservativo, nel senso che preferiamo osservarli periodicamente e rimuoverli al primo accenno di trasformazione. La cosa importante è comunque tenerli sotto controllo. Se uno vuole togliere profilatticamente un nevo congenito piccolo o medio, può sicuramente farlo. Il discorso un po' diverso riguarda i grandi nevi congeniti, che possono interessare gran parte della superficie corporea. Lì ovviamente l'intervento chirurgico è improponibile. Bisogna osservarli con una certa frequenza ed intervenire laddove ci possa essere il sospetto in una determinata regione del neo di una trasformazione. Purtroppo I controlli ogni quanto vanno fatti? Ma in condizioni normali una volta all'anno. In condizioni particolari, per esempio quando si osserva un nevo, non dico sospetto, ma con caratteristiche che possono indurre un certo allarme, il controllo deve essere più ravvicinato se non si vuole fare immediatamente un'escissione chirurgica. Per il nevo congenito direi che un controllo annuale è sufficiente. Dopo la pubertà un controllo annuale è sufficiente, a meno che non si notino delle modificazioni nella lesione, per cui in quel caso il controllo va fatto anche prima. Perfetto, intanto torniamo sui carcinoma, stavamo dicendo delle terapie. Siamo in chiusura, Luca, soltanto le terapie per quanto riguarda il carcinoma? Allora, laddove possibile la terapia è chirurgica. Quando ci sono multiple lesioni si possono utilizzare delle creme che contengono un modulatore, un farmaco che modula il sistema immunitario
e che riesce in qualche modo a controllare queste lesioni. Se la lesione però è grande, profonda, l'unica opzione è quella chirurgica. Dottor Ponti, siamo davvero in chiusura. Il nostro Luca Chito dalla regia ci ricorda che il tempo a nostra disposizione è terminato. Allora grazie a lei. Al dottor Antonio Ponti, dermatologo, per i preziosi consigli che oggi ci ha dato, e grazie anche a voi che siete rimasti in nostra compagnia. Arrivederci. Grazie, buonasera.